Una regione dove non si respira. Il consueto rapporto malaria di Legambiente traccia un quadro a tinte fosche della Campania, dove polveri sottili e biossido d'azoto sono ben oltre le soglie di sicurezza fissate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nessun capoluogo si salva. Da Avellino a Napoli, passando per Salerno, Benevento e Caserta, record di sforamenti e veleni ben oltre la soglia di sicurezza. È necessario che l'inquinamento atmosferico venga preso in considerazione non come un problema solo ambientale, ma anche sanitario. Due sono i settori nei quali bisogna intervenire più velocemente: mobilità e riscaldamento domestico. C'è bisogno di una mobilità che sia a zero emissioni, che sia intermodale, e lo svecchiamento del parco autobus. Non solo i capoluoghi, Legambiente ha organizzato un flash mob a Pomigliano d'Arco, segnalata tra le città più inquinate insieme a San Vitaliano, Aversa, Casoria e Volla. Con San Vitaliano condividiamo il grosso problema degli sforamenti per le polveri sottili. Siamo insomma due dei comuni più inquinati, e questa è una piaga enorme, un pensiero continuo per noi, e proprio per questo abbiamo deciso di riunirci, di dare vita ad un nuovo patto per l'ambiente e che ci porti a lavorare e ad intavolare, a produrre iniziative concrete da farsi in collaborazione, insomma, tra tutti noi. Dalle rilevazioni ARPAC, invece, le uniche realtà che si salvano si contano sulle dita di una mano: Ottati nel Salernitano, Solofra in Irpinia, Pratella e Presenzano in provincia di Caserta.